Direi che possiamo dare inizio a questa settimana. Ora sì. Ora sì. Ok, aspettate un attimo però che mi riempio l'acqua perché bisogna rimanere idratati. Ho appena fatto la doccia e onestamente stamattina è stata super produttiva. Fiera di me, ho portato Buck stamattina molto presto fuori Pagoli? e tornando a casa ho fatto un po' di esercizio fisico, cioè ho fatto in realtà addominali perché ho bisogno di rimettermi un po' in sesto. In realtà dovrei iscrivermi in palestra, lo so, e lo farò, tra questa settimana e la prossima lo farò, però nel frattempo, capito? Quindi ho fatto addominali e poi mi sono fatta una bellissima doccia che è stata meravigliosa perché farsi la doccia dopo aver fatto qualsiasi tipo di allenamento, quindi che sei sudaticcia, appiccicaticcia, è meraviglioso. È tipo una delle sensazioni più belle del mondo. Comunque, tornando a noi. Come dire, benvenuti in questo weekly vlog. Così sembra veramente una trasmissione tipo del TG. Allora, questo è il mio primissimo weekly vlog, non ne ho mai fatti, sono molto gasata perché mi piace un sacco come format, mi sono sempre piaciuti, non so perché non l'ho mai fatto. Tutto a posto? Penso sia per un fatto un po' di... Commitment. Non saprei neanche come dirlo in italiano. Sì, sono quel tipo di persona, ok? Che parla quelle parole in inglese. Cioè, lo vedo molto come una cosa impegnativa, ma allo stesso tempo super gratificante perché... Cioè, non lo so ancora se per me sono gratificanti, poi bisogna vederlo tutto insieme. Però vederli mi piace molto, quindi spero sia gratificante, ecco. Perché, boh, se no sarà solo lavoro buttato? Speriamo di no, speriamo di no. Comunque, per iniziare questa giornata ho deciso che aprirò questo calendario che ho comprato ieri e mi organizzo. Cerco di organizzarmi. Allora, lo so che nel 2022 avere un calendario cartaceo è un po' fare un passo indietro, però dovete sapere che io odio Google Calendar, odio il calendario dell'iPhone, odio, li odio. Io adoro sedermi, scrivermi le mie cose e andarmene a ricontrollare, capito? Giorno per giorno. Questa cosa forse avrei dovuto iniziare a fare da gennaio, non da quasi settembre. Però, meglio tardi che mai. Comunque, la cosa bella di questo calendario è che non è tipo 2022, 2022, ok, non è quello. Tu scegli che anno è. È strano a dirsi, non so come spiegarlo. Praticamente tu apri, c'è cioè gennaio e praticamente scegli tu da che giorno inizia la settimana, o comunque il mese, perché la settimana. Vabbè, comunque, capito? Sapete cosa? Inizio a programmare da settembre, dal 1° settembre, più che altro perché oggi è il 29 e mi sembra stupido iniziare il mese che è quasi finito. Anche perché questi io non li butto, li riciclo, cioè, per il prossimo anno, capito? Quindi inizio da settembre. Sono riuscita. E devo dire che soprattutto dopo il rientro delle vacanze, fare una cosa del genere mi ha proprio messo la testa a posto. Mi sento una persona organizzata, una persona migliore, una persona adulta, responsabile. Mi sento a posto con me stessa. Comunque ho deciso di sistemarlo lì, in camera da letto. Ecco, io che dico persona responsabile e tutto quanto, sempre io che non rifaccio mai il letto. Molto soddisfatta. Attività che consiglio di fare a tutti: compratevi un calendario da scrivania. Molto, molto utile. Adesso vado a portare Boccolino fuori la bibì. Ah, non mi sembri molto gasato. Ah, ok. Buongiorno. Buongiorno. Questa è casa mia. Olivia, che questa è casa mia. Non siamo all'IKEA. No, questa è la nostra nuova casa. Sì, come stavo dicendo ieri, sono diventata una persona responsabile perché ho Una fatto. persona responsabile che ha fatto la lista ma non l'ha portata. Questo è un dettaglio. Io stavo parlando del calendario, ho fatto un calendario con tutte quante le date, le cose. Sono una persona organizzata, sono una persona grande, matura, responsabile. Vedi, so anche leggere. Essenzialmente siamo all'IKEA perché una persona responsabile, una persona matura come dicevo prima, va all'IKEA, spende per la casa, Perché è spende. importante.
L'organizzazione in casa è importante. Perché comunque fa parte dell'essere maturi, di essere grandi. Ok, il problema è, come diceva prima, io ho dimenticato la lista, quindi non mi ricordo che cosa devo prendere. Sicuramente dobbiamo prendere un vaso e un cactus per mia mamma. Perché il cane mi ripia. L'ho rotto con la sua coda. Ha una coda un po' maldestra. Devo dire che è strano quanto io sia a mio agio a parlare così a una telecamera all'IKEA con gente che passa e mi guarda. Letteralmente ci guarda, controlla il bicchiere. Facciamo parte della casa. Capito? Come se niente fosse. Però siamo sedute. Ok, direi che è arrivato il momento di andare a cercare le nostre cose. In una casa, l'ho presa apposta per lavorare, ok? Però non ho uno spazio per lavorare in casa mia, zero, non ho nulla. Cioè, nel senso, ho due sedie che sono la cosa più scomoda del mondo, mi metto 10 minuti seduta e mi fa male la schiena. E io sto tipo ore e ore al computer, quindi stavo pensando seriamente di comprare una sedia. Però di quelle da gamer, sai, tipo quelle... Tipo questa, mi sembra perfetta. Questa non mi sembra una sedia da gamer, però potrebbe essere sicuramente più comoda delle sedie che ho a casa. Ah, oh, l'eleganza, la femminilità. No, questa non è adeguata. Ora mi sento osservata a questo. Questa è la sezione. Belle queste sedie comode. Il problema? Non spenderò mai 299 euro per una sedia. Piuttosto, la gobba. Ecco, quello che ti dicevo che mi serve nel bagno è tipo questo, okay. Però tipo in plastica e grande da mettere tutto dietro la porta. Ok. Quindi perché tu devi tenere... è perché così non si sporca, cioè almeno si sporca ma è più facile da pulire. Ok. E quindi devi tenere gli occhi aguzzi, capito? Ok, esattamente così. Quindi devi andare in giro così per l'IKEA. Perché dobbiamo trovarlo. Dovete sapere che per me è una tradizione. Ogni volta che vengo all'IKEA con mia mamma, mi deve, cioè ovviamente non è che deve, però è tradizione. Che mia mamma mi compri una tazza, una tazzina o qualsiasi cosa riguardante tipo bicchieri, roba del genere, perché ho questa ossessione. Non so per quale motivo, sarà perché mi piace il caffè, che mi piace bere le tisane e cose così. Cioè, se non lo facciamo, ogni volta ci rimango male, capito? E adesso è un po' strano. L'ho toccata con le labbra. Bene, sono tipo 20 minuti che giriamo. Abbiamo trovato una cosa che mi serve? Assolutamente. Neanche una. No. Infatti, boh, sto iniziando a preoccuparmi di essere venuta qua per nulla. Ok, sono tristissima. È stato inutile venire qui all'IKEA. E fa caldo! Ho urlato un po' troppo forse. Un pochino. Ma ci possiamo consolare. Ho preso due cose bellissime di cui sono molto soddisfatta. Una non è per me, è per mia mamma. E ve la faccio vedere subito. Dei mini cactus. Sono dei mini cactus. Molto carini. Veri, non sono finti, ci tengo a specificarlo. Ho presi questi per mia mamma perché è ossessionata dai cactus. Sicuramente mi dirà perché hai speso per una cosa così inutile. Perché mia mamma fa sempre queste domande. Ti ho pensata. Mamma, goditi di questo regalo. Poi magari neanche me lo dice. Io mi sto arrabbiando con mia madre per nessun motivo. Ti ho pensato, ti amo. Perfetto. E questi cactus sono per te. Poi la seconda cosa della quale sono contentissima che ho comprato. Ultimamente sono molto legata al telefono prima di andare a dormire. Okay. Cioè sto sempre col telefono. Ma tipo ore ed è una cosa veramente che mi stressa. Dormo male. E volevo spegnere il telefono prima di andare a dormire. Tipo dire ok, vado a dormire, spengo il telefono. Però non l'ho mai fatto per un motivo. La sveglia. Che ha molto senso. E guardate che cosa ho preso. Una mini sveglia. In realtà c'era scritto: se non ti svegli non la spegni, l'intensità dell'allarme aumenta di 4 livelli in 2 minuti. Quindi non so quanto amerò questa sveglia, tipo già domani, secondo me sarà un problema. Però vi terrò aggiornati perché questa è una cosa che mi interessa molto. Ma vabbè, essenzialmente ho preso solo cose per mia mamma. Ho ripreso il vaso che avevamo rotto, almeno che Isotta aveva rotto con la sua coda. Due vasi, sì. Sempre per i cactus, perché mia mamma compra solo cactus. E una scatola. E una scatola sempre per mia mamma. Direi che possiamo andare. Sì. Perché si muove il gatto. Ok. Buon proseguimento di settimana. Woohoo!
Eccoci qua. La maggior parte delle volte i miei giorni si mostrano così. Io sto qui sul mio letto perché il tavolo della cucina è scomodissimo, almeno le sedie sono scomodissime, a editare video o a prendere appunti sulle cose che vorrei fare, programmi, progetti, cose. Tra l'altro questi non sono perché io non ci vedo, ma perché vorrei evitare di diventare cieca con tutte queste al computer. Sono i cosi, come si chiamano? Gli occhiali per le luci blu. Sono un po' giallastri le lenti. Devo dire che mi hanno aiutato un botto. Io giuro che davanti al computer senza occhiali duro tipo 5 minuti e inizia a girarmi la testa. E invece con questi un po' di più, vado un po' più lunga. Se fate lavori con computer oppure studiate tanto al computer, ve li consiglio. Vi sentite proprio gli occhi meno stanchi alla fine del tempo che avete passato al computer. Ecco. Sono stanca morta. Non mi va di fare un cacchio. Inception. Comunque, niente, penso che adesso inizierò a montare e continuerò a montare. E dopodiché cenerò. Dopodiché arriverà domani. No! Non c'è luce! Non ce la faccio. Ma non si vede proprio nulla di niente! Niente di niente! Bello! Così bello, ci piace che non si vede niente. Buonasera! Bentornati! Sono in macchina? Non sembra, non si vede perché la mia macchinetta a quanto pare odia il buio. Sto andando ai kart. Ho avuto un pomeriggio di merda. Vabbè, comunque sono in ritardo, quindi... Stiamo andando a fare le compere, siete obbligati a venire con me. Aspetta, non mi va di fare la spesa, devo fare per me, figurati se voglio venire a farla con te la spesa. Non mi interessa. In realtà non è che mi serva un granché di roba, però devo prendere il cibo di Buck, il che è urgente perché è quasi finito e questa cosa mi sta mettendo ansia, quindi mi devo sbrigare. Benvenuti nel mio bagno. Io ho abbastanza offesa onestamente perché tutta questa corsa che ho fatto per andare a fare la spesa e tutto quanto era per dare da mangiare a Buck. Bene, io ho dato da mangiare a Buck. Volete sapere la sua reazione? Ok, comunque, a parte questo e il fatto che io stia brillando perché sono sudata come lo schifo, in realtà uno degli acquisti più importanti di oggi è questa fascia per capelli. Cosa c'è di speciale in questa fascia per capelli? Nulla, nulla, però è da un po' di tempo che sto pensando tutti i giorni intensamente di tagliarmi i capelli a questa altezza, ok? Così. Il fatto è che i miei capelli sono lunghissimi al momento. Sono in questa battaglia interiore, li taglio, non li taglio, li taglio, non li taglio. Sono fissata, voglio fare questo cambio, però non voglio tagliarli, anche se voglio tagliarli, e l'unica opzione che mi è rimasta è provare delle acconciature diverse. Occorrenti, 4 laccetti e una fascia. Dividiamo... Praticamente dividere a metà i capelli, fare due ciuccetti, che non saprei neanche come, due codini, due code, e poi farci le trecce e richiuderle con un altro elastico. Secondo me questa acconciatura sarebbe da Dio, con un sacco di lacca, gel, insomma, i capelli perfetti. Il fatto è che i miei capelli sono abbastanza puliti al momento, quindi non mi va di sporcarli con la lacca e non lo farò. Questa la considereremo una prova, ok? Tanto è quotato al 90% che farà abbastanza cagare. La lacca è l'ultimo dei nostri problemi. No, ok. Parliamone. Oh Gesù. No, no, no. Sì. Allora.
Pensavo peggio. Forse l'hai dovuto mettere laggiù prima. Allora. Non dovevo dire così. No, ok, fa vomitare. Direi che questa la possiamo mettere da parte. Però così non sono brutte le trecce, a me non dispiacciono. Che ne pensate? Sembro tipo Heidi. Heidi c'aveva le trecce. Non lo so, ho detto una cosa a caso. Io a questo punto posso andarmene, eh? Ok. Buon pomeriggio. Ora lo vedete Buck. Lui adora essere preso in braccio. Vero Buck? Dai, è durato poco. C'è vento, quindi secondo me si sentirà tutto dalla telecamera. Dicevo, sono al parco con Buck e sto aspettando Livia e Isotta, la sua canolina Billa. Ah, la famosa cana che mi ha rotto il vaso a casa di mia madre. Tra l'altro, dovete sapere che nella mia routine settimanale c'è sempre questa tappa, almeno una volta, perché è una cosa che piace un sacco a Buck e mi diverto anche io in realtà, perché un'ora la mattina, un'ora il pomeriggio, sempre da soli, io e il cane, boh, dopo un po' fa anche piacere un po' di compagnia. Chi c'è? Chi c'è? Guarda, Buck, non tirare, no, cucù, molto... Sto odiando. Lo sai che si vede? C'è... Eccolo qui. Non ho più la circolazione alla mano. E ciao, Isotlina. Quella, la salsiccia è strudel. Salsiccia, ci sarei tu. In questo momento sì, ti posso dire. Dobbiamo iscriverci in palestra. Racconto in breve. Siamo state al parco, praticamente Buck e Isotta hanno corso tutto il tempo come pazzi. Strudel adora farsi i cavoli suoi. Dovete sapere che è un cane che veramente gli basta annusare per terra per essere contento. Lui va in giro ad annusare per terra e scodinzola perché è contento di annusare. Comunque io adoro portarlo qua, Buck. Devo dire la verità, un po' Isotta lo stressa, nel senso che Isotta gioca tutto il tempo, capito? Lei H24 potrebbe giocare. Invece Buck, sì, ok, corre tutto quanto, ma ad un certo punto si sdraia e dice basta, non mi rompete le scatole. E basta. Questo è stato il nostro pomeriggio pelosetto. Molto contenta. Mi siete guardando nel culo?